nella mia cucina. Oggi voglio condividere con voi una delle mie ricette preferite, il pane ciabatta. Vi elenco quali sono gli ingredienti e vi spiego passo passo come fare per ottenere delle ciabatte croccanti fuori e morbide dentro. Cominciamo! Per questa ricetta abbiamo bisogno di 500 g di farina, 400 ml di acqua fredda, 7 g di lievito disidratato, 10 g di zucchero e 10 g di sale. La prima cosa che faremo è sciogliere il lievito e lo zucchero nell'acqua. Il lievito, se non avete quello disidratato o se non vi piace, potete tranquillamente usare quello fresco a cubetti. Quando il lievito e lo zucchero si saranno sciolti completamente, uniamo l'acqua alla farina. E mescoliamo con una spatola di legno. E mescoliamo in questo modo per almeno 3-4 minuti. A questo punto prendo un'altra ciotola e vado ad olearla. E con l'aiuto di un pennello vado a distribuire su tutte le pareti l'olio. Ecco, in questo modo. A questo punto trasferisco l'impasto nella ciotola che ho oleato. Copro e faccio lievitare per 90 minuti. E il sale lo inseriamo in una seconda fase. Trascorso il tempo di lievitazione, aggiungiamo il sale. E con una spatola di legno lo lavoriamo per bene, finché l'impasto non avrà assorbito tutto il sale. A questo punto rivestiamo una teglia con carta forno . Ci verso dell'olio d'oliva e spennelliamo bene e rovesciamo l'impasto. E con la spatola gli diamo una forma quasi rettangolare. Setacciamo in superficie un po' di farina in questo modo e copriamo con un panno asciutto e pulito e lo lasciamo lievitare per 50 minuti. Sono trascorsi 50 minuti, vado ad infarinare il piano da lavoro. Questo è il risultato dopo 50 minuti e adesso vado a capovolgerlo sulla farina. Ci aiutiamo con le mani e stacchiamo l'impasto che si è attaccato alla carta forno. Avrei dovuto mettere un po' di olio in più, ma non fa niente perché riusciamo a staccarlo senza alcun problema. Basterà un po' di pazienza e lo stacchiamo in questo modo. E adesso infariniamo anche tutta la superficie.
A questo punto mi sporco le mani con l'olio, strofino bene e con le dita vado a togliere l'aria dall'impasto, in questo modo, pigiandoci su leggermente. Cercando anche di creare un rettangolo. Ora con la spatola divido l'impasto a metà. Cerchiamo di separarla. E adesso prendiamo l'estremità dell'impasto e la arrotoliamo in questo modo. Pieghiamo l'estremità in questo modo dalla parte di sotto e aggiungiamo altra farina, così durante la lievitazione l'impasto non si attacca allo strofinaccio. E facciamo lo stesso con l'altro. Adesso li faccio lievitare per 30 minuti ricoperti da un panno asciutto e pulito. Sono passati 30 minuti e adesso rivestiamo una teglia con della carta forno e diamo forma alle ciabatte. Ma naturalmente la forma e la grandezza decidetela voi in base ai vostri gusti. Io le faccio così. Non dobbiamo far altro che mettere la spatola sotto la ciabatta, capovolgerla sulla nostra mano e poi sulla teglia. E facciamo così con tutte le altre. Il movimento deve essere fermo e deciso, altrimenti rischiamo di deformarle o addirittura di romperle. Mi raccomando, infarinatele bene, così sarà più facile maneggiarle. Io ho preriscaldato il forno a 250 gradi, quindi la temperatura massima, e ho messo sul fondo un pentolino con acqua bollente, quindi si è creato un ambiente umido. Adesso inforno le ciabatte e basso la temperatura del forno a 220 gradi e li faccio cuocere per 15 minuti. Trascorsi i 15 minuti, tolgo il pentolino con l'acqua, abbasso il forno a 190 gradi e li faccio cuocere per altri 15 minuti. E finalmente sono pronte e guardate che belle! E adesso farcitele come più vi piace. Io un'idea ce l'ho, ma ve la farò vedere nel prossimo video. E adesso ne taglio subito una per vedere come sono all'interno. Ma prima fatele raffreddare. La ciabatta la sento così leggera e la croccantezza fa venir voglia di addentarla subito. E guardate che bella alveolatura! Spero che questo video vi sia stato utile e che possiate replicare anche voi queste ciabatte.
Sarei molto felice se mi scrivete nei commenti che cosa ne pensate. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella, così vi arriverà la notifica ogni volta che posterò una nuova ricetta. Io vi mando un bacio grande, grazie per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao!